ed è impressionante trovare qui a Cantieri Matteri un vaporino del 1905 che, come vedete, si chiama Ida e del quale Erio Matteri ci racconterà i particolari. È un vaporino di una famiglia molto importante che viveva sul lago di Como. È costruita tutta in cedro del Libano, un materiale molto prezioso, molto raro, chiodata tutti coi chiodi di rame ribattuti, che è una costruzione molto complessa e molto complicata, ed è bellissima. È una barca dell'epoca perfetta, non ha neanche un pezzettino di legno sostituito, è tutta originale. L'abbiamo trovata è stata costruita sul lago di Como, l'abbiamo trovata sul lago Maggiore, l'abbiamo riverniciata, riportata, abbiamo sistemato la struttura, abbiamo rifatto il motore, perché come vedete il motore è un motore Volpi. La bandiera è di Monte Carlo, perché l'abbiamo usata l'ultima volta a Monte Carlo per il raduno delle vele d'epoca. Ci hanno invitato e l'abbiamo portata a Monte Carlo, che anche sul mare, nonostante che la barca da lago naviga benissimo. Questo qui è l'interno, che praticamente è costruito tutto in paglia di Vienna, come si usava una volta, i cuscini in velluto. Questa è la ruota di timoneria, ma chi guida a prua praticamente non ha i comandi del motore, perché questa barca qui, quando veniva usata, aveva il marinaio nel locale motore e il comandante guidava e basta, il motore lo faceva funzionare il comandante. Ed è in perfettissimo stato. I vetri, ad esempio, sono tutti in cristallo molato, come si usava una volta. Sono tutte cose molto raffinate. Ad esempio, qualora non funzionava il motore, aveva pure i remi, questi sono gli scalmi, ma non sono scalmi normali, sono scalmi un po' addolciti, ingraziositi dai particolari. Tutta la costruzione è in legno. Tutta la costruzione è in cedro del Libano, e in parte, alcune parti sono di rovere, la parte strutturale è legno un po' più duro, ma il bello è che è una barca che non ha nessunissima parte sostituita. Questo è il motore Volpi, con l'avviamento a manovella, costruito a Milano dall'officine Volpi. È un motore fantastico, con 4 cilindri da 15 cavalli. Questo è il magnete, che è originale, è stato restaurato da professionisti a Ravenna, che sono i migliori al mondo. Questo è l'acceleratore, questa è la manovella d'avviamento, questa è la marcia avanti, folle indietro, e questo è l'anticipo. Un piccolo particolare: nei vecchi motori l'anticipo era manuale, al contrario di motori moderni, che l'anticipo nessuno sa cos'è, perché ormai è tutto automatizzato. E questo è il lavoro non di quello che è a prua, ma quello che è a poppa. Questo qui è il locale del meccanico, che praticamente deve far funzionare il motore. Difatti qui c'è una targhetta che dice motore Volpi serie, potenza 20-25 cavalli, perché 25 cavalli se è un buon meccanico, 20 se è un cattivo meccanico. E che è molto importante la gestione dell'anticipo, se uno ci sa lavorare bene lo fa rendere un po' di più. Infatti dice, guarda, 20-25 cavalli circa. Scusa, queste imbarcazioni con questo motore raggiungono una velocità eccellente. 20-25 cavalli sono 15 kW, 16 kW. Pertanto un motore elettrico da 16 kW, questa barca andrebbe molto velocemente. Poi questo motore pesa 6 quintali. Noi con 6 quintali potremmo mettere batterie a sufficienza per mandarla per 4-5 ore. Questa è una barca che si presterebbe alla propulsione elettrica. E qui ci riallacciamo un po' al discorso di prima. Se io prendo questa barca, elimino il motore termico e metto delle batterie al litio e un motore da 16 kW, raggiungerei la stessa velocità di questo motore, che è bello da vedere ma è un po' obsoleto come motore, è un motore del 1912. Questa qui, che è una barca antica, si presterebbe molto bene a una propulsione elettrica. Per lo scafo? Per il tipo di scafo? Per lo scafo, per il tipo di carena, certo. La carena di questa barca sarebbe l'ideale per l'elettrificazione di una barca.
E adesso una curiosità da uno che non se lo può permettere, ovviamente. Se io vengo qua e chiedo, voglio questa barca, quanto me la vendete? Questa barca qui è un problema, perché non ha un mercato, non ha un valore, è un valore effettivo. È un pezzo raro, è un pezzo unico, non c'è un'altra che si può fare un paragone. Se tu mi chiedi il prezzo di un Riva, io ti dico questo Riva vale questi soldi, perché sul mercato il Riva ha una valutazione. Questa non c'è una seconda barca, perciò non c'è una valutazione. Potrebbe essere una trattativa in simpatia. Posso anche regalartela. Ci sto. È un problema. E poi non la metti. Questo è un altro problema. Vedi. Grazie Elio per quest'altra chicca che ci hai dato per Electric Motor News.